Io questo video non lo volevo fare, per davvero però. Ciao a tutti i cactus, ciao a chiunque sia ferito in questo video. Di solito questo non è il tipo di contenuto che va sul mio canale perché è estremamente emotivo e a noi ci piace parlare di libri desolanti, sì, vero? Vita da fuorisede, lavoro da social media, insomma cose molto più allegre. E infatti mi sono fatta la mia tisana al melograno per darmi forza, ma devo dire la verità, questo video non lo vorrei fare. Perché non voglio fare questo video? Di cosa si tratta? 5 anni fa la me del 2016 ha lasciato un videomessaggio alla me 27enne, perché 5 anni sembravano un buon medio, no? Ed era più probabile che io facessi un video risposta. E mi sono lasciato un videomessaggio, io non l'ho mai più rivisto dal 2016, quindi non mi ricordo neanche che cosa ho detto sinceramente, ma il motivo per cui non voglio fare questo video quest'anno nello specifico, è perché se avessi dovuto farlo in qualunque anno della mia vita rispetto al 2016 ad adesso, sarei stata estremamente felice di farlo, perché nel bene o nel male, negli alti e bassi, ero sempre piena di cose da fare. L'altro giorno stavo guardando le storie del 2019, è stato un anno incredibile, ero sempre a fare qualche attività particolare, sempre a fare qualcosa, mi stavo laureando. Ogni anno dal 2016, cosa che non sapevo ancora, ma di lì a breve mi sarei lanciata per la borsa di studio in NABA, l'avrei vinta e mi sarei trasferita a Milano. In quel momento io non sapevo nulla di quella cosa lì, mi sentivo persa perché mi ero appena laureata al triennio, che tra l'altro non mi era neanche piaciuto, non mi era sembrato neanche utile, e mi sentivo persa. Ma devo dire che la me del 2016 non ha più pallida idea di cosa vuol dire sentirsi persi veramente, perché lo sa la giuria del 27. Io non quest'anno vuoi l'ultimo anno e mezzo, perché in realtà sta continuando, non è finita, che stiamo passando, che ha rallentato tutto rispetto a tutti gli altri anni che ho vissuto nella mia esistenza, ma penso che valga un po' per tutti, per la maggior parte di noi, e un po' perché per la prima volta non ho un obiettivo vero e proprio. È come se si fosse formata una specie di status quo che alla mia ansia generalizzata non piace particolarmente. Sono in un ottimo periodo della mia vita, teoricamente. Sto lavorando tanto, con dei bei clienti, sto facendo quello che mi piace, però da un altro lato non sono sicura che sia quello che voglio. Mi sento come Alice davanti al cartello con le mille direzioni, no? È come se avessi scelto una, ma stessi ancora pensando a tutte le altre. Secondo me il post laurea è uno dei periodi più belli e peggiori della propria vita, perché definisci qualcosa a livello molto molto pratico, o almeno la sensazione che ho io è quella. Poi non è vero, tu puoi cambiare vita anche a 40 anni, non è che è più una sensazione che si è instillata. In questo momento mi sento persa. Accenno perché secondo me anche questo tipo di sensazione non è banale, nel senso che probabilmente qualcun altro lo sta provando, e io sto lavorando ormai da un anno quasi per ricordarmi di tutto quello che ho, di tutto quello che ho raggiunto. È forse solo il confronto col 2019, che è stato un anno carichissimo di emozioni, mi sono anche laureata, facevo mille cose, il mondo girava perfettamente, e poi questa specie di apatia grazie alla parola, solo che nel 2020, anche dopo i primissimi mesi, avevo iniziato a lavorare in agenzia e tutto, quindi l'avessi girato anche nel 2020, che tra l'altro avevo il durante il mio compleanno, sarebbe stato comunque emozionante, devo dire, come recap. Ergo, ho un po' paura di rispondere alla me giovane, è un po' come se vedessi, cioè la te bambina sarebbe fiera di te. E io voglio arrivare alla fine di questo video e dire sì. Vabbè, ora smettiamola con questa anticipazione che sarà probabilmente più lunga del video stesso, però volevo spiegarvi del perché io mi senti quasi in ansia a fare questa reaction. Comunque, andiamo subito a registrare lo schermo, che è il momento giusto partire questo video di una Giulia che stava vivendo veramente un'altra vita. In questi anni a Milano sono cambiata tantissimo, sono cresciuta a un livello spaventoso e sono veramente grata di aver fatto questa scelta, ma in questo esatto istante preciso mi sento molto persa, non sono più sicura di nulla. Il computer è qua sotto, ovviamente, intanto bevo. Posso dire, Giulia, potevamo anche non farlo, cioè questo video è per me, però un po' portato sfiga, non so come dire. Che cos'è quella collana? Ciao.
Vabbè, almeno a livello di estetica un po' siamo migliorati, soprattutto nel video, non solo per la telecamera, ma perché qua sembra un fantasma, Cristo, cos'è successo? Mi truco sempre uguale. Sembro mio zio. Ciao zio, purtroppo ho preso la tua genetica. Ti saluto perché alla fine questo è il mio Ciao video Giulia. messaggio per la metra 5, 3 anni, 7 anni, non abbiamo ancora deciso per quando, perché siamo terrorizzate all'idea di rivederlo tra 8 anni e non aver risolto niente di quello di cui avevamo paura a 22. Posso solo dire... Ops! Sia tra 5 anni e quindi tu ne abbia 27. Sì, direi che potrebbe andare bene. Intanto... Mi sembrava un'età così lontana, ma infatti lo era, cioè io vedendo questo video mi sembra di aver passato 20 anni rispetto a questo video in particolare, quindi era effettivamente distante in un certo senso. come va? Questa sei tu 5 anni fa. In realtà sei forse un po' meglio, che sei talmente agitata che non riesci a mettere... Niente a fuoco, niente bene, ti sei conciata di fretta e come al solito. Non è cambiato, l'ansia è sempre lì. 2016 era un anno che uscivo da una delle serie di anni più buie della mia vita. 21-22 anni era veramente un brutto periodo. Quando dico brutto, 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 non entriamo nei dettagli. Tra l'altro in quegli anni, anche quando ho subito il tentato stupro, la tentata violenza. Che è un racconto che non ho mai fatto, però col senno di poi mi rendo conto che ha aggiunto all'ansia e al buio che provavo già in quel periodo. Ho deciso di fare questo video e non so neanche se lo metterò online e non so neanche se sarà online nel caso perché mi Purtroppo sì. agita tantissimo, davvero mi terrorizza. Perché io in questo momento della mia vita Jimmy! sono abbastanza terrorizzata. Cominciamo dal principio. Come stai? Io spero tutto bene, spero che tu sia contenta. Anzi, è la cosa più importante in realtà, che tu sia felice qualunque cosa sia accaduta fino ad adesso. Anche perché io non riesco minimamente a immaginarti, e forse è per questo che la te di 22 anni ha così paura, che non riesci a immaginare come sarà la te stessa tra neanche 6 mesi in realtà. Sapevo che non dovevo fare questo video e soprattutto ho sprecato tempo a truccarmi inutile. Non piango mai sul canale, ma mi sa che oggi non ce la faremo anche perché tra un po' mi deve venire il ciclo, quindi siamo veramente un periodo. Ho scelto un giorno di merda. Allora, tra tutte le cose che mi potevo dire, questa è la peggiore per farmi piangere perché non ho mai riaperto questo video. Che la Giulia di 23 anni, 22 anni, aveva paura allo stesso modo della Giulia di 27, cioè che si sentiva persa. Che si sentiva così persa, perché effettivamente non sapevo cosa fare della mia esistenza neanche lì. E poi sono riuscita ad arrivare fin qua. E sono stata veramente felice fin qua. Certo, non sempre. Ci sono stati dei brutti momenti. Ci sono state delle perdite importanti in questi anni. Tra l'altro nel 2016 avevo perso una delle persone più importanti della mia vita, che era mia nonna. Ma posso dire di essere stata veramente felice in questi anni, di avere fatto un sacco di cose belle. E sono fiera di dove sono arrivata. Mi dà un po' di speranza perché vuol dire che se ero così persa 5 anni fa, ma sono comunque arrivata qui. Confidiamo che a 30, 32, quanto cavolo è, funzioni più o meno allo stesso modo. Però è utile riguardare al passato perché a volte non ce lo ricordiamo cosa provavamo. Invece, dai, è servito. Ora mi asciugo un attimo. Ci sono, ci sono, ci sono. Ora peggio di così non può andare, ve lo prometto. Principio, la settimana scorsa ti sei laureata, Me se lo non te lo ricordo. ricordi, sì, ti sei laureata il 15 dicembre del Non mi 2016. ricordavo assolutamente che fosse il 15 dicembre, però mi ricordo la laurea in sé è stata molto bella, il corso di laurea è Bella inutile. la sua corona d'alloro, Alla... che adesso non esisterà più e si seccherà tra qualche settimana. Il momento ancora lì. Ed è Fine stata una tutta. giornata splendida, io spero che te ne ricorderai sempre Sì. positivamente perché per quanto il tuo percorso di laurea non ci sia, il nostro percorso di laurea non ci sia piaciuto, è stato comunque una gran soddisfazione finirlo per una volta fiera di noi stesse, che è stata una sensazione incredibile. Dovremmo farlo più spesso, io spero che tu lo faccia più spesso. Se solo la mia psicologa vedesse questa frase incredibile, perché uno dei miei problemi più grossi è l'autostima, sa. Se guarderà mai questo video, salve. Beh, come vede non è cambiato nulla, avevo bisogno di terapia anche allora.
Vabbè, a parte questo. Ho un ricordo bellissimo, non l'ho mai fatto toccare, ma avevo presentato male, ero insicura a un livello spaventoso quando ero piccola. A 23 anni sembra che adesso tutti siamo prontissimi, adulti, invece io mi sentivo veramente bob. E invece Milano mi ha dato struttura, mi ha fatto crescere tantissimo, sia l'esperienza in NABA che tutte le altre cose. Nel 2019, quando mi sono rilaureata, incredibile, perché ho messo tutta me stessa, non presenterò mai così bene qualcosa in vita mia e il progetto che ho fatto era veramente mio, quindi devo dire che sono comunque fiera della me del 2016 che si è laureata, ma sono ancora più fiera della me del 2019, della me che sono adesso, perché sono cambiata tantissimo. Ricordi, mi metto la corona, sì, però un secondo. Vai, mettila, l'altra è secca. Io spero di non essere questo, che siamo qua e abbiamo concluso, cioè io ho concluso la me, la te di 22 anni ha finito il suo percorso universitario e adesso inizia effettivamente l'entrata nel mondo degli adulti, che tanto desidera. Gioia, il mondo degli adulti è ancora molto lontano, però inizi un'altra sezione della tua vita che è effettivamente molto diversa. Negli ultimi mesi abbiamo capito che non era così una grande idea. Forse era meglio continuare a studiare ancora per altri 20 anni. Ma sì, lo pensiamo anche adesso. Cosa fai adesso? Sei partita? Sei in Italia? Sei fuori? Sei sposata? Non credo. Fidanzata? Convivente? Allora, questa è la parte più falsa di tutto il mio video. Comunque, ora sono a Milano, effettivamente, come vedete, non avevo la più pallida idea. I piani erano mille, tra l'altro nel 2019 avevo vinto la borsa di studio per lavorare all'estero ed ero pronta a partire nel 2020, marzo 2020, ma non è successo e l'Erasmus borsa di studio ha cancellato tutto, quindi quello è andato perso, è un'esperienza persa che sarei stata molto felice di fare, ma ciò che avviene conviene, diceva mio nonno, e spero di poter riprovare più avanti. Non si chiude la possibilità di andare all'estero prima o poi. Nel momento. Chissà come sei esteticamente, io penso molto simile a me di adesso, con qualche... Io spero di no, sinceramente, però ditemi voi. Perché inizia anche il problema delle rughe? Lo sappiamo entrambi. Bastarda, bastarda! In realtà non terremo i capelli lunghi fino all'ultimo momento in cui potremmo farlo. Non riesco a immaginarti, davvero, io non so come... quale sia la tua vita adesso, perché in questo momento sei terrorizzata, sei spaventatissima e non sai bene cosa fare. In realtà sembravi, pensavi di essere convinta come sempre, ma adesso che devi effettivamente farlo sei spaventata all'idea di sbagliare di nuovo, come hai sbagliato il tuo percorso di laurea. Hai il terrore di andare a fare qualcosa che non... Il roasting! In realtà Giulia era solo quello che potevamo permetterci allora. Purtroppo era quello disponibile. Spero che adesso ci siano nuovi corsi a Genova perché... Cioè, non ti servirà nulla. Oppure a fallire. Sei anche molto spaventata dall'idea di fallire. O semplicemente di non trovare niente da fare. Cioè non trovare lavoro come grafica. O come qualunque altra cosa in realtà. Perché non si trova lavoro. Spero che nel tuo... Adesso è ancora peggio, ma stiamo lavorando tanto e abbiamo fatto non solo la grafica ma tutto quello che volevi per il momento. Ci manca solo un sogno, che è fare una grafica di una copertina di un libro, ma per il resto hai fatto veramente un sacco di cose e si sono creati altri sogni ancora. La cosa si è migliorata, ma qui adesso siamo veramente messi male. Così. A Genova è sempre uguale. Sono fiera da un lato di aver continuato un percorso di studi e un percorso di vita creativo, tra virgolette, anche molto in bilico in realtà, sia come entrata, cioè come iniziare a lavorare, sia anche dopo, come effettivo lavoro, non è proprio sicurissimo. Ma se vuoi qualcosa lo fai funzionare. E l'hai imparato, hai dato tutto a te stessa per farlo funzionare, quindi ha funzionato. È sempre in bilico perché la partita IVA non è la cosa più sicura del mondo, però ha funzionato. E hai fatto anche l'ufficio, hai fatto tutto. Non lo so, forse tu sei in una bellissima azienda di grafica, magari a Milano o a Roma, e sei sicurissima in un posto sicuro, con un sacco di soldi, e quello mi piacerebbe davvero molto. Adesso siamo in mezzo... C'ero, ma senza soldi. Al trasferirsi, dove? In Italia, fuori, a fare cosa? Una magistrale, un corso di specializzazione? Musica tipo terribile, non ci piacciono ancora adesso tanto i cambiamenti, ma li facciamo accadere lo stesso perché in realtà un po' ci piacciono. Sei brava a scegliere e quindi non so assolutamente come finirà in questo momento, sono totalmente persa, totalmente. Però c'è una cosa che ti devo dire. Ma la musica, aiuto! Che sei ricordata d'amore, è una cosa che tu...
parte è la musica che rovina veramente il mood, non capisco. Sei circondata d'amore perché tu lo coltivi, Giulia. Ed è vero. È una cosa che non hai mai imparato perché non ti senti mai abbastanza per nessuno, nessuna amicizia, nessuna cosa. Però devi ricordarti di coltivarlo sempre. Questo è il mio messaggio per la Giulia trentenne, immagina. L'amore onde se tu dai amore in cambio e devi ricordarti di darlo spesso. Perché è la banalità della banalità che le relazioni sono come le piante, però è vero. Vedevi è che non pensi di meritare, io non penso di meritarlo, però... Soprattutto al giorno della tua laurea, in questi ultimi giorni, ti sei resa conto di aver costruito qualcosa. Non tutto per merito tuo, anzi, però hai costruito qualcosa, perché intorno a te in questo momento ci sono delle persone meravigliose, partendo dai tuoi genitori, la tua famiglia in generale in realtà, passando per i tuoi amici, per l'amore, che hai anche quello in questo momento. Io spero che tu in quel momento lì abbia il tuo amore, perché noi anche se non lo facciamo vedere siamo romantiche. Non ti dico niente su questo argomento perché so che avrai scelto un'ottima persona che ti rispetta, che ti sostiene, perché sennò non la staresti tenendo con te, perché siamo fatte così, preferiamo stare da sole piuttosto che stare con una persona che non ci aggrada in realtà. Still true, assolutamente true, vivo ancora per questo statement e sono veramente grata delle persone che ho intorno, devo solo ricordarmi di valutarle di più. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che io ho detto che penso di non meritarlo questo amore e la cosa più triste è che lo penso ancora. Si è cambiato purtroppo in questi 5 anni. E se alla fine sei sola, sono sicura che sarai spaventata all'idea, perché 27 anni almeno adesso ti sembra un'età veramente grande, per quanto sia vicina, e ti spaventa anche questo, sappilo. Secondo me devi solo aspettare di trovare la persona giusta per te e intanto essere soddisfatta di te stessa e capace di stare da sola e di vivere da sola come penso tu stia facendo nel caso. Davvero spero. Chissà quali sono. In realtà il mio obiettivo è sì, ok, trovare una persona con cui che mi rispetti e con cui stare bene, ma il mio vero obiettivo è trovare il rispetto per me, cioè amarmi veramente io. L'altra persona a fianco è solo un di più, cioè è una cosa in più, però a noi ci manca ancora proprio l'amarsi personalmente. La tua passione adesso, se ne hai coltivate delle altre, se abbiamo sempre le stesse, se hai comprato un muro di libri come pensavi di fare quando abiterai in una nuova casa, perché io spero comunque che tu abiterai da sola da qualche parte, ovunque tu sia. Cosa dire? Sì, ma in un monolocale, quindi c'è una libreria di libri. O meglio, i libri stanno diventando talmente tanti che diventeranno un muro. Errore di questa parte del video, perché adesso non saprei neanche cosa sperare, se di vederti a Milano. In realtà non so neanche se più ci sarà questo video tra 5 anni. La mia è di 27 anni. Cosa stai facendo? Davvero io ho paura di saperlo. Questo video. Però stiamo anche lavorando su noi stessi, oggettivamente. La cosa che mi spaventa di più è che tu sia lì e non sia felice, tanto per iniziare, e tu non sappia cosa fare ancora della tua vita. Cioè che tu abbia lottato così tanto per fare quello che volevi fare e sia caduta, senza avere neanche l'occasione di provarci. Forse è quella la cosa peggiore, cioè non avere la possibilità proprio di entrare nel mondo lavoro che vuoi tanto tu, cioè che desideri tu quel particolare lavoro. E sarebbe veramente una brutta batosta, mi sa. Per quanto poi noi sappiamo. Io ho già accettato l'idea che magari non sia abbastanza brava, perché noi non pensiamo mai di essere abbastanza brave, e quindi di non riuscire a vivere con quel lavoro lì e di fare qualcos'altro. Però vorrei almeno tentare. Ho basato tutta la mia vita su questo, quindi 22 anni sono tanti. E spero che succeda almeno, che mi diano la possibilità di provare. E che io sia in grado, anzi vogliamo dire, io spero che tu sia a lavorare in un posto che hai desiderato, in un posto in cui ti trovi bene e in cui stai bene, che tu sia da sola o con qualcuno. Non solo non siamo cadute, ma non sei caduta, anzi hai camminato lontanissimo, hai saltato una distanza enorme, Giulia, e nessuno te l'ha dato, nessuno ti ha dato la possibilità, te la sei anche presa. Hai lavorato tantissimo, ma te la sei presa. Non senza problemi, non senza momenti di sconforto, ma ce l'hai fatta. Te la sei presa. Io questa cosa qua non me la ricordavo neanche, che avessi paura addirittura di non riuscire a lavorare in questo ambito, perché non mi reputavo abbastanza brava. Però ora che l'ho ascoltato effettivamente ricordo questa sensazione. Giulia, sei stata abbastanza brava per fare un sacco di cose. Sei andata anche nella più grande agenzia del mondo a lavorare, quindi in qualche modo qualche cosa hai tirato fuori. Poi te ne sei anche andata, purtroppo, perché ti mancano un sacco i tuoi colleghi. Gin, cari, tra l'altro. Via di sicurezza,
però devi anche essere anche in adesso. Grado. E forse non lo siamo state, non lo so. Lo siamo state e ce lo siamo anche rifiutato, perché lavorare 12 ore al giorno più altre 5 non era proprio il nostro sogno, ma magari più avanti troveremo un equilibrio migliore. Per il momento fai una cosa molto figa, cioè darti le tue ore, quindi ci sta. Anche se vorremmo sempre lavorare in posta qua, perché... È veramente bello poter dire al mondo che fai la grafica di qualunque tipo, indifferente, sarebbe una conquista in qualunque modo. Non facciamo la grafica, abbiamo fatto la grafica. Non facciamo più la grafica, o meglio, facciamo la grafica, ma c'è altri nomi, perché intanto il mondo è cambiato, è diventato comunicazione, è diventato art direction, è diventato copywriting, è diventato social. Grazie a Dio non faccio la grafica, azzarderei a dire, solo la grafica almeno. Fare anche un lavoro d'ufficio, un lavoro inutile, un lavoro... Qualunque, poste. Alle poste, noi diciamo continuamente, però un lavoro che... Se non ti permette di fare quello che vuoi, ti permette di vivere bene e di viaggiare tanto. Abbiamo viaggiato finché era possibile, non tantissimo, ma insomma proponiamo, appena finirà questo mondo, di ricominciare. Abbiamo visto tanto. Questo non sia cambiato neanche in te. Spero che in questi 5 anni, barra 3, barra 7, tu abbia viaggiato parecchio. Abbia visitato dei posti splendidi che abbiamo sempre sognato di visitare fin da piccole. Quasi tutti. Cosa che non credo. Ma hai fatto il bagno con gli squali in Sudafrica? No. So esattamente quando potremo andarci, Giulia, ma perché no? Però mi interessa parecchio. Abbiamo fatto il brevetto da sub. Appunto. Mi sono resa conto di non sapere come concludere il video perché... Non mi sono preparata a niente, sto parlando a ruota libera da non so quanto tempo perché non lo vedo. In questo momento esatto della tua vita tu sei molto felice perché hai concluso, hai fatto vedere al mondo che sei capace e sei riuscita ad avere attorno un sacco di affetto. Però sei anche molto spaventata, non so quante volte l'abbia detto e non so neanche se sia chiaro il concetto. Davvero tanto e... Non sai cosa fare, perché hai troppe scelte davanti e non sai cosa scegliere e hai paura di giocarti tutto per niente. Siamo esattamente nello stesso punto. È ironico che questo video sia capitato esattamente nello stesso punto. Cioè, lo stesso problema, più sicurezza un po' in quello che possiamo, vogliamo fare, però neanche troppa, esattamente la stessa cosa. È il momento di farne uno per quella di 30 anni, allora, non saprei. È una... scommessa abbastanza intensa e se tu tra 5 anni non hai fatto niente di quello che io ho detto in questo video sarà veramente una bella batosta. Se sarai infelice senza un lavoro che ti piace e senza aver viaggiato un velino la Madonna un russo la tua vita personaggio russo gira. Ne abbiamo avuto la prova veramente tante volte che non c'è niente di definitivo e le situazioni possono cambiare, però bisogna impegnarsi tanto e non buttarsi mai definitivamente giù, perché per quanto ne facciamo le pessimiste siamo abbastanza forti e abbastanza coraggiose da tirare avanti lo stesso. Io credo in te, davvero, qualunque cosa tu stia facendo, io credo che tu possa farcela, possa continuare a farcela e tu abbia la tua indipendenza, non a livello emotivo, ma a livello economico, qualcosa che non ti faccia sentire inferiore ad altri lavori o inferiore ad altre persone, perché alla fine ogni quello che fai non sei inferiore a nessuno. Quindi niente, te lo ripeto, io spero che tu stia bene, fammi sapere com'è andata magari. Nel senso, non puoi, però è un modo di dire, non sapevo cos'altro dire, scemo, lo so, non siamo particolarmente furbe. Ricordati di non dare mai sempre uguale. Risultato. Ti saluto, alla Giulia del 2016, 22enne è tutto, ritorniamo al futuro e ciao Giulia. Perché per quanto mi senta persa, mi sento capita da me stessa. Devo dire, è l'ultima parte molto, molto saggia. Be proud of me, giovane. E abbiamo sempre gli stessi problemi perché vengono sempre dalle stesse fonti. Forse per questo, meno male che sto andando in terapia. Meno male che vado da una psicologa adesso. Sono un po' più propositiva nel futuro adesso. Penso che sia arrivato il momento di lasciarne uno anche per i 32 a questo punto. Se potessi dire alla Giulia 22 anni che cosa abbiamo fatto, sarebbe contenta, sarebbe fiera. Terrò a mente di fare la stessa cosa per la Giulia 32enne, lì trentenne che verrà. Prenderti fiera. E comunque su Cale Rughe non ce l'abbiamo ancora. È stato un bel video. È stato... Ve lo consiglio di farlo, perché comunque a volte non ci ricordiamo dove eravamo ed è sempre... E ci dimentichiamo tutti gli step che abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo ottenuto, perché ci sembra ormai ottenuto, no?
Quindi è un'esperienza che consiglio di lasciarvi una lettera video, perché non si sa mai, magari cercate di rendervi più presentabili o magari tra 5 anni questo mi sembrerà improponibile. Dovesse tutto, perché non è che sia sempre mai state brave a truccarci. Comunque a questo punto io vado a lasciarmi un messaggio segreto per la me trentenne. Spero che abbiate tirato fuori qualcosa da questo video anche voi, magari avete la stessa situazione mia, perché comunque siamo un po' cresciuti insieme. Spero che la mia esperienza vi possa ricordare alcune cose. Per oggi è tutto, Cactus, anche perché sarà durato tipo 30 minuti questo video, e vi mando un bacione, ci vediamo settimana prossima. Ciao, Cactus.